12 maggio, nella chiesa siciliana, celebra la memoria di San Filippo di Agira. Prima era memoria della Volterina, ora per la chiesa siciliana diventa memoria della gloria, perché questo santo è stato anche qui a Messina. Fatto la donna di San Filippo a Messina in proprio in onore suo, e venne a predicare nel quarto secolo a portare proprio la parola di Dio, e l'ha portata con difficoltà, ma l'ha proclamata anche con diversi miracoli, e la Chiesa siciliana è riconoscente a questo santo, perché quando si porta la fede in Gesù Cristo, si porta la gioia e si porta la pace. Se noi guardiamo la storia del mondo, è sempre stata investita di guerre. Sono state delle guerre anziché i momenti di pace. Ma Gesù Cristo è venuto proprio a portarci la pace. Quella pace non come da il mondo, ma una pace interiore. E questa pace Gesù ce l'ha data e ce l'ha data anche attraverso Maria. Che oggi la chiamiamo Maria Madre Nostra. Una mamma, perché Maria è madre della Chiesa, noi facciamo parte tutti del corpo mistico di Cristo. Maria, essendo madre di Gesù Papa, si è madre di tutti quanti noi. E il desiderio della mamma qual è? È quello di dare sempre le cose più belle ai propri figli, di stare attente nelle varietà, di poterle aiutare, portare avanti. E man mano che nella vita i figli crescono, si distaccano un po' più dalla mamma, si rendono più autonomi, ma in ogni momento di paura, di spavento e anche forse prima di morire si invoca sempre il nome della mamma. La mamma è Maria. Quello di stare attenti ai desideri
riconoscenti di tutto quello che lei ha fatto e continua a fare per ciascuno di noi. E qui dopo ci riporta l'esempio di nostro autore, di Santa Caterina Labore. Questa santa, rimasta orfana di mamma, si affidò alla Madre del Cielo e divenne la privilegiata di Maria. A 24 anni entrò nella casa del Figlio della Carità a Parigi, dove ebbe tante visioni. In modo particolare, una notte si sente svegliare e si dice che un ragazzo, un giovane, dice: non temere, alzati, vai in chiesa, c'è qualcuno che ti vuole guardare. Non ti preoccupare, altri, tutti dormono, nessuno se ne accorgerà. E quella fu la prima volta in cui San Caterina entra in chiesa e gli appare la dolcissima Madre del Cielo, che stava su un globo terrestre, dove scacciava il capo al serpente e dalle sue mani, dalle sue braccia, sorgevano raggi radiosi di luce. E in modo particolare abbiamo una prima dell'apparizione della Madonna, che ha detto: io mi proteggerò sempre, fai coniare una medaglia come questa. E allora fu proprio la medaglia della Rosa, la medaglia dei raggi, la medaglia della Madonna che scaccia il cavo serpente. E Santa Caterina superò tutte le difficoltà proprio con la mamma del cielo. Anche noi, nei momenti più duri e difficili della vita, ricordiamo a lei. Con lei siamo sicuri di essere dei vincitori. Con lei non dobbiamo temere nessuno e nessuna cosa. Nessuno ci può separare